Grazie Presidente, nella vita faccio il professionista e faccio l'avvocato, quindi stasera non mi trasformerò in un pubblico ministero, però sono una persona abituata a giudicare i comportamenti dei fatti. E il signor Sindaco, se i fatti sono quelli che noi conosciamo, se lei non era soddisfatto, se questa soluzione non era la soluzione ottimale, la domanda è molto semplice, perché l'ha votata? Perché l'ha votata? Perché l'avete fatta vostra? Vedete, c'è un compito essenziale della politica, non quello dell'area vasta della politica politicante, non quella dell'area vasta della politica che sta sopra Frascati, c'è un compito della politica a Frascati. Si faccia una bella risata, signor Sindaco. C'è un compito della politica a Frascati e degli amministratori locali, difendere le prerogative della propria città, non altro. Difendere la centralità amministrativa della propria città. Compito sul quale le opposizioni, a partire da Grillo, che ha una posizione totalmente diversa dalla mia, sono state d'accordo fin dall'inizio. Difendere le prerogative della propria città, questo è il suo, perché lei è sindaco di questa città, non doveva votare a favore. Ci potevano essere molte ragioni, ci potevano essere ragioni che suffragavano, in questo caso, non sublimavano, suffragavano anche l'accettazione di una situazione che Mazzi mi riferiva, ma avrebbe dovuto lasciare agli atti il voto sfavorevole del comune di Frascati su questa vicenda. Questo doveva rimanere agli atti, anche se fosse stata soltanto una mera testimonianza. Questo lei doveva fare, perché è il sindaco di questa città. E allora io trovo molto difficile immaginare e capire le ragioni, senza entrare nel merito, che portano a queste scelte, perché ho i miei dubbi, ma sono stati ben esposti dai colleghi. Ma le dico un'altra cosa, non ero interessato a stare in quest'aula, con il grande rispetto per il direttore generale della ASL, quando il direttore generale della ASL è venuto a darci queste spiegazioni, perché quelle sono le spiegazioni della ASL, le spiegazioni della politica, le spiegazioni di Frascati che lei rappresenta, le doveva dare lei in quell'aula, e continua a giocare a nascondino dietro il direttore generale della ASL. Questa è la verità, infatti non l'ha riportato, ci mancava quello che portava oggi, che uscì un'altra volta. Lei deve fare il sindaco di Frascati, lei deve fare il sindaco di Frascati. Io non voglio parlare con il direttore generale della ASL, voglio parlare con lei. Lei deve fare il sindaco di Frascati, e se fa il sindaco di Frascati deve avere il coraggio di lasciare un voto contro, perché tutti questi bei ragionamenti si mascherano dietro una grande mancanza. E dietro un fatto, non c'è il voto contrario, e il voto contrario stava a significare che su questo trasferimento nessuno gioca sulle sofferenze delle persone e nessuno ne fa una questione politica, certamente, ne facciamo una questione amministrativa, gliel'abbiamo detto mesi fa, ma chi ha rilasciato interviste del tutto va bene, madame la signora, si rileggono una serie di interviste, non so quale citare, io le ho viste quelle interviste. E sono pronto a portarle interviste dove lei e altri avete dichiarato che questa era una buona soluzione. Per noi non è una buona soluzione, siamo liberi di dissentire o no? Ecco, la democrazia perlomeno sotto questo profilo è salvaguardata. E allora se siamo liberi di dissentire, sarebbe stato meglio che il Comune di Frascati avesse rappresentato la propria posizione con forza rispetto al reparto di oncologia. Ci saranno successivamente altri momenti. Sarà sempre possibile vedere questo atto aziendale, eventualmente impugnare l'atto aziendale, e io mi auguro, signor Sindaco, che lei oggi assuma l'impegno di fronte a tutti di rivalutare la posizione della sua giunta, la sua posizione, e dichiarare che impugnerà l'atto aziendale se ci sarà il trasferimento di oncologia. Anzi, io auspico un voto immediato favorevole in ordine del giorno, un ragionamento che riguardi l'impugnativa dell'atto aziendale sul reparto di oncologia. Questa è una responsabilità che lei si deve prendere se non è contento della soluzione, come ha detto, perché fino adesso non abbiamo visto, come dire, segni e segnali di scontentezza. Lei stasera è in grande difficoltà, ma deve ammettere e riconoscere che su questa vicenda era stato chiamato in causa mesi or sono da me, Dessi e adesso anche da Mastro Santi. Tutte le opposizioni le hanno segnalato che questa vicenda era una vicenda che toccava la centralità amministrativa di Frascati, importante come il presidio sanitario, e che ha una ragione d'essere importante, non solo perché a Frascati, non voglio fare campanilismo, non lo trasformerò neanche in una questione politica, ma semplicemente perché ha ridosso di una grande comunità che è quella romana, perché serve una grande comunità che è quella degli ex mandamenti dei castelli romani, e comunque fa
alto di Frascati, che è su questo territorio. Quindi lei doveva andare nella conferenza dei sindaci, lei doveva andare nelle audizioni regionali, lei doveva manifestare in tutte le sedi possibili la sua contrarietà. Qui non è una questione di area vasta e di una soluzione di accomodamento, seppur virtuoso amministrativamente sull'area vasta. La ASL è una realtà, il direttore generale d'ASL è una realtà, lei è il sindaco di Frascati, lei doveva votare voto.